un'occhiata complice, un sorriso che dice molto più di tante parole. Così reagiscono il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy a una domanda sull'Italia e sulle rassicurazioni che il premier Berlusconi ha dato ai partner europei nel colloquio avuto domenica mattina a Bruxelles. Al termine del Consiglio dell'Unione Europea, i due leader, tedesco e francese, rispondono alle domande dei giornalisti. E la risposta alla domanda sulla fiducia che ripongono su Roma è stata: Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Eravamo assieme all'incontro, ha detto Sarkozy, e come dire, facciamo affidamento sul senso di responsabilità di tutte le istituzioni italiane, politiche, economiche e finanziarie. L'Italia deve ridurre il debito e prendere misure per la crescita. È più chiaro il messaggio di Angela Merkel per l'Italia che, ha detto ancora il cancelliere tedesco, deve fare tutto il necessario per mostrare senso di responsabilità. Poi ha aggiunto, è nostro interlocutore e ovviamente abbiamo fiducia in lui, riferendosi al presidente del Consiglio Berlusconi. Il presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy aggiunge una data che suona come un ultimatum per il governo italiano. Le rassicurazioni ai mercati e agli stati membri devono arrivare entro mercoledì, ha detto. E mentre la Spagna si allontana dall'occhio del ciclone, Madrid non è più in prima linea nella crisi del debito sovrano, ha detto Sarkozy. Ad essere sorvegliata speciale è ora proprio Roma.